nella giungla caotica della mobilità urbana trovare il giusto compromesso tra stile, versatilità, praticità e soprattutto convenienza può sembrare una sfida ardua. In realtà il SIM Jet 14 Evo si propone come una soluzione che riesce a mettere d'accordo tutti o quasi. Il suo cool factor, beh, secondo me è la versatilità, perché è uno scooter che si adatta a piloti di tutte le taglie, tutte le età, tutti i generi e dunque dai che si va. Come vi avevo anticipato già nel mio video live da EICMA 2023, il SIM Jet 14 esisteva già. Questo qui è la versione Evo che evolve alcuni concetti. Tra questi c'è senz'altro il design più moderno, con un taglio un po' più sportivo e più ricco di carattere. Sì, è cambiato un pochino nei dettagli rispetto a quello che vi avevo mostrato al salone, che tra l'altro adesso a breve arriverà. Vi lascio il link qua sopra, così andate a giocare a Trova le differenze. Ma cerchiamo di capire come è cambiato. Un design più giovane, con linee tese, e a caratterizzare il look c'è senz'altro il nuovo frontale con fari a LED che conferiscono un aspetto contemporaneo che non passa certo inosservato nel traffico cittadino, anche grazie alla nuova illuminazione che non solo ne caratterizza l'estetica, ma che aumenta significativamente la visibilità notturna, sia per vedere meglio, sia per essere visti meglio. Il Jet 14 è Evo anche perché fa un'evoluzione dal punto di vista tecnologico. Si può dire il precedente modello era rimasto un po' indietro nel tempo. Qui davanti c'è una nuova strumentazione a colori con tutte le informazioni del caso, quelle utili, ovvero il livello di carburante presente all'interno del serbatoio, velocità e contagiri. Non c'è tantissimo, non ci sono indicatori di consumi, ma tanto, con un 125 quattro tempi di moderna concezione, qui si va oltre i 35 km con un litro di benzina. Strumento che però non è connesso, la connettività non c'è. Si può tenere però lo smartphone magari qui sul manubrio, sfruttando un punto favorevole del tubolare, e tenerlo sempre carico grazie alla doppia presa USB qui presente vicino al manubrio nel retroscudo, così non dovete avere chilometri e chilometri di cavetti. Ma come ben saprete, nella scelta di uno scooter non conta solo l'estetica, ma la praticità, la funzionalità e l'ergonomia vogliono la loro parte. Che cos'è il Jet 14 Evo? È uno scooter GT compatto cittadino, dunque dimensioni contenute, così come il peso, 139 kg, con il carburante all'interno del serbatoio. È snello, la posizione in sella è naturale, c'è spazio comunque anche per piloti alti, ma quelli più bassi, lo tiro giù dal cavalletto, vedete, riescono a toccare facilmente a terra anche con tutta la pianta. E poi c'è il posizionamento del manubrio di stampo motociclistico, bello esposto come abbiamo detto poco fa, che è posizionato vicino al busto e mi consente di avere una posizione di guida rilassata con la parte superiore del corpo, ma soprattutto un ottimo braccio di leva con tantissimo angolo di sterzo. La peculiarità del SIM Jet 14 Evo è che è sì uno scooter GT compatto, ma ha la pedana piatta, una caratteristica che solo lui ha all'interno del suo segmento. Pedana piatta che è molto sfruttabile sia dal punto di vista dell'ergonomia, ovvero anche chi ha i piedoni 54 riesce a trovare spazio sulla pedana, ma soprattutto per il classico utilizzo, ovvero quello di riporre zaini, borse della palestra, buste della spesa da tenere in saldo grazie al pratico gancio a scomparsa che ci deve essere per legge, una chicca che forse non tutti sanno quando c'è la pedana così piatta da sfruttare. Se non vi dovesse bastare, ovviamente c'è il sottosella, un sottosella che è stato ampliato rispetto alle precedenti generazioni perché il serbatoio del carburante è stato spostato nel retroscudo e qui c'è spazio per un casco jet con visiera lunga più un casco demijet, ovvero quelli piccolini, insomma. Fino a due persone possono avere lo spazio necessario per il casco. Se non vi dovesse bastare, avete tanta roba da trasportare, qua dietro portapacchi di serie al quale si può
equipaggiare, si può montare il bauletto opzionale, che è lo stesso del Sim Symphony. A spingere soli 137 kg, non sono 139, mea culpa, mea grandissima culpa, ci pensa un moderno motore monocilindrico omologato Euro 5 più da 125 centimetri cubi, non un portento di potenza e coppia, anche per i limiti imposti dalla legge, ma mi ha sorpreso nella guida. Il Jet 14 Evo mi ha colpito per lo spunto vivace e la velocità di punta. Lo scatto al semaforo è reattivo, anche grazie alla buona accordatura della trasmissione. Eppure la ripresa, nonostante la piccola cilindrata, consente di completare un sorpasso senza troppi problemi su strade cittadine ed extraurbane. Quanto fa di velocità massima? Beh, lo strumento segnala un 115 km orari di picco. Picco che viene raggiunto dopo un po' di lancio, diciamo, ci vuole un po' ad arrivarci, non è uno scooter per bruciare lo 0-100, ci mette il suo tempo, però comunque se ci pensiamo, con la normativa che sta cambiando e i scooter 125, le moto 125 che possono affacciarsi molto probabilmente nelle tangenziali e nelle autostrade, tutto sommato per un'andatura tranquilla il piccolo Jet 14 Evo in cilindrata 125 acquisisce tanto senso, forse anche più del 200, perché la cavalleria è molto simile, costa meno e a breve appunto potrà andare finalmente in autostrada, allineandoci a quelle che sono un po' le direttive della stragrande maggioranza dei paesi nell'Unione Europea. Com'è da guidare? Beh, se siete appassionati dei film d'animazione, la frase che sto per dire vi suonerà sicuramente celebre. Non è cane, non è lupo, nel senso che è un po' a metà tra le due tipologie più frequenti di scooter in città, ovvero quelli a ruota bassa, agili, tipo le Vespine con le ruote piccole, e i diffusissimi ruota alta con le ruote da 16, e prende un po' i pregi di un mondo e dell'altro. Infatti è maneggevole e compatto come un ruota bassa, ma riesce a essere anche abbastanza stabile e con ruote di diametro sufficiente per provare a digerire buche e pavé. Provare perché? Non tanto perché sia un deficit suo, ma come ben sapete gli scooter hanno poca escursione, componentistica se vogliamo piuttosto semplice, e dunque la coppia di ammortizzatori al posteriore e la forcella all'anteriore riescono a fare un buon lavoro finché la situazione non è tragica. Ma siccome spesso nelle nostre città ci sono dossi che sembrano rampe di lancio e buche che ti portano dall'altro lato del mondo più veloce che con un aeroplano, beh, allora in quei frangenti anche il Jet 14 Evo inizia un po' a soffrire. Chiudo parlandovi di freni. La legge dice che per i 125 non è obbligatorio offrire di serie l'ABS, si può optare anche per un più semplice, se vogliamo, sia dal punto di vista dei costi sia dal punto di vista del funzionamento, sistema CBS, ovvero di frenata combinata, che per certi versi può sembrare un downgrade, un difetto. In realtà devo dire che in tutta onestà ho apprezzato molto la frenata del Sim Jet 14 Evo, perché anche appunto in assenza dell'ABS si riesce a frenare sempre in maniera sicura ed efficace, con un impianto che mi ha colpito molto anche proprio per la potenza frenante. Sì, come su tutti gli scooter di fascia medio e bassa bisogna strizzare bene le leve, ma quella lì è una caratteristica condivisa. Quando si strizzano però la potenza non manca affatto ed è ben accordata, diciamo, alle prestazioni dello scooter. E come sempre chiudiamo con il prezzo, che è uno dei punti di forza, ormai lo sapete, di tutti i veicoli SIM. Il Sim Jet 14 Evo 125 viene proposto sotto i 3.000 euro, per la precisione 2.899 euro, per uno scooter versatile che si sposa un po' a tutte le situazioni, ma anche a tutte le tipologie di utente, come dicevamo in apertura, dal giovane ragazzo sedicenne che lo usa per andare a scuola, allo studente universitario, al professionista che deve andare su e giù per la città ma vuole appunto contenere i costi grazie a costo d'acquisto contenuto e consumi ridotti, e poi anche al gentil sesso, perché come vi ho spiegato si tocca bene ed è molto leggero e maneggevole.
ora come sempre tocca a voi farmi sapere cosa ne pensate del SimJet 14 Evo nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video e seguiteci sui canali social e ovviamente sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!